Seymour Hersh è una star del giornalismo mondiale, premio Pulitzer. Ha proposto la sua inchiesta, basata su fonti interne all'amministrazione Biden, ai grandi giornali che l'hanno rifiutata. They began to talk about the threat of gas, the threat of cheap energy for Europe, was always seen as a threat to make Europe be more palatable or more willing to trade with Russia. We always wanted to isolate Russia. This has been a theme of the last decades. Il vecchio gasdotto Nord Stream 1 e il nuovo gasdotto Nord Stream 2, che non è mai andato in funzione, corrono paralleli a un miglio di distanza sott'acqua. Partono da un porto russo e raggiungono la città di Greifswald in Germania. Bypassano molti paesi che prima percepivano diritti di transito sul gas, tra cui l'Ucraina. Già Donald Trump e Richard Grenell avevano inviato lettere decisamente minacciose e applicato sanzioni alle aziende tedesche ed europee che erano coinvolte nella costruzione dei gasdotti, dicendo: state minando la sicurezza dell'Europa. To me, it is a tragedy. I think it's a horrific thing that's being done, where you are feeding billions and billions of dollars from Germany primarily and other countries. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. E le proteste degli ambasciatori in Europa si erano fatte pressanti. Poi Biden ha sostituito Trump. Nel 2021, due mesi prima dell'invasione, è stato costituito un apposito comitato segreto composto da CIA, agenzia NSA e altri. La domanda era: vogliamo aumentare le sanzioni o eliminare il gasdotto Nord Stream 2? La risposta è arrivata abbastanza rapidamente. And I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. 17 giorni prima dell'invasione, Biden incontra il cancelliere tedesco Scholz. Nella conferenza stampa conclusiva, Biden ha dichiarato: se la Russia invade, non ci sarà più un Nord Stream 2. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring it in. But how will you do that? Exactly. Since the project and control of the project is within Germany's control. We will I promise you we'll be able to. Tre mesi dopo l'invasione, i sommozzatori americani di Panama City, specializzati in sabotaggio, sotto la copertura di un'esercitazione NATO chiamata Baltops 22, hanno piazzato esplosivi che si potevano innescare a distanza. Ma l'atto non doveva essere riconducibile, secondo le fonti di Hersh, agli Stati Uniti, quindi era importante trovare il momento giusto per far esplodere i gasdotti, azionando un timer tipo 48 ore prima. L'esplosione sarebbe stata attivata da una boa sonar sganciata da un aereo con breve preavviso. Il racconto di Hersh è dettagliato. La task force americana decide di far operare i sommozzatori all'ombra di una esercitazione militare sul Baltico, ma le cariche di dinamite dovranno esplodere in tempi non sospetti. Quando il 26 settembre le cariche esplodono e si compie il boicottaggio, un ex ministro degli esteri polacco, Radoslaw Sikorski, twitta: grazie America. Ma il tweet viene subito cancellato. Deliberate act of sabotage, and now the Russians are pumping out disinformation and lies. We're in work with our allies to get to the bottom exactly what precisely what happened. Parte il coro dei media che accusano Putin di aver sabotato un gasdotto a lui costato 11 miliardi e che poteva chiudere girando un rubinetto. Ma alla fine della storia la verità è quella che ammette Victoria Nuland, sottosegretario di Stato americano, rispondendo a un'interrogazione. Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea.